Bene, quest'oggi, questa sera, intervistiamo il nostro opposto, Elena Giacomini. Microfono. No, bene, dai. Allora, Elena, oggi abbiamo giocato prima un set entusiasmante, portando a casa il risultato. Cosa hai vissuto in modo particolare durante il primo set? Durante il primo set nella squadra c'era un buon ritmo, una buona armonia tra di noi e abbiamo giocato tranquille senza preoccuparci e per questo appunto entravano le ricezioni, gli attaccanti passavano alti a muro e anche il muro ha funzionato e devo dire che è stato un set molto divertente da giocare proprio per questa nostra leggerezza nel gioco. Ma secondo te è stato merito nostro o un demerito della squadra avversaria? Secondo me la squadra avversaria, vedendoci giovani, magari all'inizio sono partite un po' meno cattive, anche se durante tutto il set hanno cercato di comunque attaccarci e tenerci testa, anche se noi siamo stati migliori anche nella grinta. Quindi più un nostro merito? Sì, è un nostro merito. Ho notato la trasformazione del lavoro in allenamento, hai colpito le palle molto alte da rete, ok, ti sentivi bene, cioè che percezione hai avuto nel primo set quando attaccavi? Sì, la percezione mia è stata quella di arrivare alta sulla palla e avere la possibilità di trovare tutte le direzioni che volevo colpire e quindi sì, ho trovato il lavoro in palestra trasformato anche nella partita e sono stata contenta del primo set proprio per questo aspetto, visto che l'ho trovato importante, insomma. E abbiamo lavorato comunque anche nel servizio, no? Durante la settimana e quindi... Moltissimo. Invece quello non ha funzionato, ma è stato un mio demerito. Ma diciamo che magari eri reduce ancora del virus intestinale che no, ti ha messo fuori gioco. Non ero ancora, cioè sono tornata a posto. A posto? Sì. Ok, dai. Poi il secondo set, cosa è successo? Nel secondo set c'è stato un generale calo dell'attenzione, secondo me, dato dal fatto che il primo set è stato, non dico facile, ma è stato divertente, quindi tranquillo e avremmo potuto, secondo me, dare un po' di attenzione in più nel fondamentale del servizio, appunto, dove abbiamo sbagliato di più e avrebbe determinato magari una vittoria del set, riuscire a mettere più palle in campo invece di fuori. Secondo me la rice comunque ha funzionato nel secondo set, anche se c'è stato un frangente in cui abbiamo preso qualche ace. E basta, anche l'attacco, più si sbagliava, più abbassavamo il punto di incontro con la palla e quindi le palle passavano vicino alla rete ed erano più facilmente murabili e basta. Ti risulta che negli scambi un po' prolungati nel primo set veramente tutti noi, dal secondo set in poi invece li hai sempre vinti loro? Sì, secondo me questo è dato appunto dalla nostra insicurezza del secondo set a confronto con la tranquillità del primo set che invece ci portava a giocare con armonia e tranquille, mentre nel secondo set la paura di sbagliare e la voglia di cercare di concludere senza errori ci ha portato invece a sbagliare di più. Quindi si poteva sintetizzare che il secondo set alla fine ci è scappato via e la differenza l'hanno fatto il servizio, sì, cioè il loro hanno battuto con una certa continuità o che mettono in difficoltà, mentre noi abbiamo mancato un po' nella continuità del servizio. Il terzo set poi? Il terzo set abbiamo iniziato ancora con grinta, anche se all'inizio è stato abbastanza, c'è stato un break loro abbastanza ampio dove abbiamo preso parecchi ace, anche se comunque lo spirito della squadra non è sceso, però poi i vari errori hanno abbassato di nuovo la nostra attenzione e la nostra grinta e questo ha determinato anche il terzo set.
Bene, poi nel quarto set ho fatto io giocare un po' tutte le ragazze perché volevo anche premiare chi è venuto qui con noi fino a Mantova, abbiamo un po' di strato in giù. Questa è la partita che è stata rinviata sabato per via di quella defezione dovuta a questo virus intestinale che ci ha abbattuto ben 8 ragazze. Tra cui io. Tra cui lei. È nulla. Sei contenta della prestazione? Personalmente non sono molto contenta, e anche in generale della squadra, ma credo che ciò sia dovuto al fatto che la nostra grinta si è persa, non l'abbiamo più rintrodotta nel gioco, ma solo nel primo set, anche se il primo set è stato veramente un bel set. Allora, tenere buono il primo set e tutto il resto cancelliamo. Cancelliamo. Non guardatelo. Ok, brava.